pochi giorni dal termine di questo 2020 difficile per il mondo della pallavolo. Non è un caso il fatto di essere in un palazzetto oggi, è un palazzetto di Serie A dove la pallavolo continua, cosa che non sta accadendo dalla Serie B in giù, ma questo vuole essere un messaggio di ripartenza in un momento sicuramente che ha toccato tantissimo le società di pallavolo. Beh sì, diciamo intanto è stato un anno difficile non solo per il mondo della pallavolo, ma ovviamente un po' per tutti. E dobbiamo dire sicuramente grazie alla Lega di Serie A e alle squadre che fanno i campionati di Serie A, perché sono le uniche squadre, società che oggi stanno portando avanti il nome della pallavolo sul campo. E è stata, cioè, parlare di una stagione, insomma, mi sembra quasi offensivo, nel senso che noi purtroppo siamo stati costretti 10 mesi fa a interrompere la stagione 2019-2020 e da quel momento in realtà non siamo mai più ripartiti, se non con una fase di allenamento, di preparazione, anche lì con vari stop dovuti ai vari DPCM emanati dal governo. La speranza è quella di riuscire a riprendere, questo è innegabile, sempre con la garanzia della salute di tutti i nostri tesserati, perché è la cosa che più ci premia in assoluto. Dicevo, la speranza è quella di ripartire e so che la federazione cercherà in tutti i modi di far ripartire, salvo complicazioni ovviamente, sempre all'ordine del giorno eventualmente, la Serie B già dal 23 gennaio. Noi al momento come campionati regionali abbiamo la data del 23 gennaio confermata per la Serie C, sicuramente la Serie D slitterà, perché ovviamente almeno fino al 15 gennaio non possono neanche riprendere gli allenamenti. Non sappiamo onestamente se confermare ancora l'inizio del 23, stiamo valutando, sicuramente faremo delle call la settimana prossima, dopo tra il 28 e il 30, con le varie società di Serie C, un po' per interfacciarci e sentire quali sono le problematiche che noi conosciamo benissimo, però capire se possiamo risolvere in qualche modo. E l'augurio è quello di riuscire a ritrovarci sui campi, come oggi. Non andavo ad una partita da fine febbraio, penso come un po' tutti. Essere venuto qui oggi era sì la possibilità di vedersi due squadre pugliesi che stanno dando lustro a questo campionato di A2, ma è anche un po' la voglia di ritrovarsi sul campo e di avere anche ricevere quella speranza di un messaggio positivo per le nostre società. Società che devo necessariamente e giustamente ringraziare comunque per la fiducia assegnata, perché si sono affiliate tutte praticamente, si sono iscritte ai campionati nazionali e regionali tutte, salvo pochissime eccezioni. Quindi anche per loro c'è la volontà di voler ripartire, speriamo di riuscire a farlo ed è con questo auspicio che io faccio gli auguri onesti, sinceramente, a tutte le società, a tutti i tesserati, perché si possa finire quest'anno balordo, in santa pace, con la famiglia, perché non possiamo fare diversamente, anche noi aiutiamo a non incrementare questi maledetti contagi, quindi restiamo a casa, difendiamo questi ultimi 15 giorni, difendiamoci da questo maledetto virus e poi ripartiamo a tutto gas.